Salve a tutti amici e ben trovati, sono il vostro Mitter e eccoci qui per un episodio di FIFA 23 Modo Allenatore, con Sergio Corini e Supermo. Per iniziare vi consiglio di lasciare tanti like per supportare serie e canale, ma anche commentare con vostri suggerimenti, vostri apprezzamenti o suggerimenti che volete darmi. E come sempre vi ricordo come ultima cosa di condividere i video con i vostri amici sì che questo canale possa crescere, perché con mi piace, condivisione, commenti si indicizza il canale, va meglio e siamo tutti più felici. Ma torniamo alla nostra avventura col Palermo. Noi per adesso abbiamo delle amiche dei nazionali, però siamo settimi. Settimi a 2 punti dal Monza sesto, non ce lo so credere. C'è Bergamo nono, Napoli decimo, Lazio undicesima. Anche il Torino adesso dovrebbe essere con l'Udinese addirittura lì sotto. Mentre abbiamo lì il Monza sesto, un gioco vero strano. Abbiamo detto che per motivi tattici abbiamo cambiato un poco le slide. Tattici nel senso che davvero stavo per impazzire e la mia tattica in testa stava per esplodere. Tattica come testa. E abbiamo messo questi nuovi, diciamo, valori. Errore tiri 60 come errore passaggi, velocità tiri e passaggi 55, abilità potere 45 perché davvero potere sembrava wow, così come la marcatura. Infortunio e altro l'abbiamo. Anzi, riuscita a passaggi così. Cioè, così è più veloce dovrebbe essere, no? Quindi io dovrei abbassare in teoria. Cioè, io l'ho aumentato. Genio. Va bene, penso si vada bene. Accelerazione va bene, accelerazione scatto va più che bene. Tutto questo non perché voglio vincere facile, ma davvero il gioco a volte è molto strano. Cioè, al momento in cui il gioco è normale, piatto, poi c'è quel momento in cui ti parte l'azione perfetta della CPU e quindi hanno fatto questa modifica, ripeto, per più che altro per poter giocare, non per dominare, ma per giocare solamente, che è una cosa incredibile. Ma adesso abbiamo le nostre belle amichevoli. Intanto Simone esulta, la mette contro Lazio. Ho fatto i prestiti di Romeo, non mi spero, non di riscatto, Pisa. Pisa, diritto di riscatto. Delega, senza diritto di riscatto, un anno, 1.700 non era male, mi sa che c'è anche un obiettivo per fare soldi, ma non voglio uscire Romeo, mi sono affezionato. Questo è anche il nostro bella Norvegia, nella mia squadra con Odegaard, Haaland, che sono degli attaccanti straordinari, ma anche tutta la squadra non è male, non capisco come mai il Norvegia non sia così basso, questo è già 2 anni dopo però. Forse questa Norvegia vorrebbe fare di più. Forse è anche meglio della Svezia di Ibra. Che Ibra lì era Dio. Che Ibra purtroppo a volte non poteva fare troppi miracoli. Quella Svezia lì non è come questa Norvegia. Ha più giocatori giovani, talento. Mentre la Svezia aveva quei giocatori forti. E poi dopo non c'era tanto. Se non ricordo male. Qui abbiamo fatto anche ricerca su Paklavski. Che no. E Niemann, altri 6 giorni. Grazie per la notifica, PlayStation sempre utile. Ma andiamo ora a giocare. Vediamo un po' di contro l'Italia. Andiamo a fare un momento di clou, così proviamo solo attacco. Che di questa io faccio cagare, quindi immagino solo attacco. Se trovo una squadra così forte di difesa non sappiamo. Non lo sappiamo in realtà, ma qui sembra ovvero molto medio. Gara che E si io sto disputa in uno anche stadio gremito, c'è veramente grande attesa per questo passando match. le cuffie da Bentornati sulla PC, frequenza di EA da Sports da parte mia intanto. e saluto subito l'area d'Ani con E cui sento bene il condividerò Gepardo il e commento del suonava. match. Incontro che promette di Il regalare Gepardo spettacolo, è ad sfida Ani. tra Non Italia c'è il tuo e miglioramento, però Norvegia. dai, c'è un Il po' più calcio su questi canali è di sempre sinonimo ambiente. di divertimento e spettacolo e ti dico che sono Sì, certo che anche ok, oggi ci schippiamo divertiremo. tutto. Non andiamo solo Parola di Lele all'attacco, Adani. vediamo un po' che succederà. Ah, ok. Adesso 1-0 già al 36esimo, ma Norvegia attacca con chi? Con Auge. Guardalo Haaland, così si dice bene. Guarda Palla Haaland. lunga, scala la difesa, Guarda Haaland che ci fa il interessante. gol. E il pallone finisce in rete. Si è 92 gol. Anche combinato e ha calciato se lui in sia porta di mancino, prima. ma Un Haaland gol che vabbè. bellissimo. Che sta a fare? Indica il cavolo che me ne frega. Io non direi altro. Altro calcio d'angolo. Attenzione, 1-1. Partiamo così, all'ultimo momento, magari c'è un momento. Dobbiamo fare un po' di calcio che ho fatto io l'altra volta. Alto e teso verso l'aria. Troppo Occhio al tocco in mezzo. teso.
Ciao, palla persa. Passaggio mal calibrato. 1-1, siamo al 66esimo, attenzione. Occasione per Noveglia con Elio Nussi, che può correre. Non so quando sia veloce, quindi mi fermo un attimo. Guarda lì, guarda. Oh no, c'è lì. Non concede nulla. Ancora 1-1, quindi Noveglia sta giocando bene. Dai, a parte il gol subito. Guarda lì Alan, che bello. Guarda lì Alan, che bello. Perché testa così? Colpo di testa, che è una gara che prima te partita 1-1, dai, non è male. Abbiamo mi sono qualche gol. A me è piaciuto questa modalità, non dispiace con un attacco forte, non sei bravo a difendere, però si sia divertita oggi. È l'Italia che, però di certo non userei mai per fare una carriera, cioè così, qualche volta sì, qualche amichevole nazionale, ok, ma No, con la United States possiamo simulare tutto. Che è successo? Priorità media, quello giocatore, vedo vivaio, portiere, questo è il nuovo che lo rifallo in pratica. Portiere una serie di 5 soldati positivi. Acquista un giovane, l'ho fatto, va bene, successo in patria, siamo lì. Guadagna 3 milioni, la cessione di giovani in 2 stagioni. E ne guadagna forse 2 milioni, cioè... Offerta presa di Correia. Per 2 anni addirittura. Potrei accettare, pur sperando che dopo cioè, posso richiamarlo, pago una causale. Ma noi io ancora, ecco, putto è venduto. Dai, lui è un giovane, dammi come giovane. Mezzo milione guadagnino così. Di. E che volete ora? Sì. Ma sì, cosa? Sì, citazione. Vediamo un po' anche la... United States che hanno Vasquez, quello dell'ex Palermo, Dest, Sergio Dest, McKennie, Weha, il figlio, e andiamo a simulare veloce, non vuoi vedere troppo tempo. 2-1, attenzione, Odegaard, Haaland, che ribalta 1-0 in Italia degli States, non è male, non è male. Eh sì, abbiamo vinto, allora però concentriamoci, siamo, vabbè, io, mentre vedo il calendario io vado avanti studiamente così. Niemann 71. Scadenza, adesso un buon ripiego, non lo so. Vediamo un po' gli obiettivi ora, se ce li dà. No. Sempre l'8%, dobbiamo vendere più giovani. A questo punto, vedere un po' i giovani che abbiamo che possiamo vendere. L'età non si può vedere. O si in crescita, sì. Allora, Ziegler mi ha in prestito. Mi dà anche i giovani di la primavera. Jung. No, Jung non è primavera, gioca con me. Se non ricordo, si gioca nel Palermo. E Jung mi sa che lo andiamo a vendere. Non possiamo? No, a quanto pare Wagner. Anche Wagner si potrebbe vendere. Lì sta sperimentando, ha messo lui, ok. Ma tanti che posso tornare e poi rivenderli. Smith no, assolutamente, cioè questi 44, 37, 58, Cordero pure, e così come il Kaiser, che ok, il Kaiser però un CC che non mi dice tanto, anche passo per all. Devo fare quell'obiettivo e quindi proprio puntare a fare ciò. Comunque, posso aspirare contro il Monza proprio, perlomeno l'abbiamo dato, breve termine, potevamo anche forse venderlo, me faccio un po' di soldi, ma... L'ho visto dopo, però non lo so, Romero è uno di quelli che non mi va di cedere. Comunque, siamo al 18 novembre. Siamo contro il Monza, che sta davanti a noi. E la prossima partita è dovremmo avercela... Una partita pure semplice, mi ricordo male. Sì, contro il Genoa hanno promosso. Che abbiamo già tutto in Serie B, magari qui si può rifare. E se battiamo Monza e Genoa pareggiamo, mi sembra che basta anche il pareggio come risultato positivo. Allora, il Bologna è sempre dove, c'è la possibilità di fare 5 partite tranquille, quindi avere l'obiettivo raggiunto dei 5 risultati positivi. Motivo con l'11, ma che ne col 5 non ci sta. Però, ragazzi, perché gioco nelle riserve da titolari? Simon non è in forma, che è successo a Simon? Questa è la nostra squadra, loro hanno Sanabria, Pucchi in attacco e sono, mi sembra, due giocatori abbastanza
Bagatelli, 3-5-2, Mazzitelli, Musa, Carlos Augusto, un bel giocatore. Ragazzi, andiamo a giocarci la partita. Il Renzo Barbera di Palermo andiamo a affrontare il Monza. E dici Brusconi, che in realtà Brusconi lui è il vero allenatore. Chiunque ci sia lì è solo un fantoccio. Si Di rinnova Berlusca lì, l'appuntamento col grande una calcio qui su mini idea, EA andiamo Sports creando oggi in una programma squadra davvero di davvero talento, e si interessante. vince col Palermo, Come c'è ovviamente un Lelia pullman Dani, che di, saluto e ci che è avete già voi chi? prontissimo per il commento tecnico. Serie A team che si prende la ribalta con questo Va incontro. bene, sì. Match che promette gol e spettacolo. Partita che Stupendo, offre che bello diversi spunti qui interessanti. il Entrambe le Palermo squadre hanno Stadium. giocatori per risolvere la Però partita da un magari momento all'altro. puntare Io penso che quando non ci sei annoieremo. in Europa a cambiare stadio. Perché? Visto che c'è un'esigenza sordita che mette un sacco di soldi. E il Palermo punta grande impresa, magari la loro ricordo hanno anche investire, che è uno stadio di proprietà del Palermo. Ma se è proprietà del Palermo, a chi possiamo intitolarlo? Come possiamo chiamarlo? In caso ditemi qualche nome, ditemi qualche nome nei commenti, o vedrò anche io qualche nome così, qualche idea, qualche talento da omaggiare. Non so, tipo chiamarlo il Pane Cameosa Stadium, sarebbe stazionale, no. Che a FIFA è qui felicissimo. Ma ragazzi, prima Monza inizia, andiamo ragazzi. Partita Ci siamo, importante per la possiamo zona cominciare. Europa, che non se ne dà tanto tempo. Ripeteremo un po' l'impresa fatta da Palermo di Guidolin quando arrivò Buona qui la in Serie A, e verticalizzazione. subito in Palla Coppa che sbatte sul UEFA, palo, ma è ancora la buona. vecchia Ha Europa, potuto nuova Europa calciare League. senza Qui problemi palo nella porta vuota. di Simon, Rocci Matteo, che conclude bene. Probabilmente incredibile come ha preso un palo Simon da lì. Ok, la meno lucidità, meno uno però. Ma non è che c'è Mathieu, il nostro numero uno di talento indiscusso. Replay che ci permette Quindi di se esco rivedere fatto il il tacco bel che sembra pronto filtrante delle dal quale è due o scaturito il gol tasti vari. fatto. Il Non poteva sbagliare da lì, aveva un problema è troppo come si fa avanti il a tiro di sé. precisione. Può servire. Può servire. Hanno aperto le marcature con Ma devo questo comunque primo gol. tempo, iniziamo bene 1-0. ragazzi. Vediamo un po' se riusciamo a raddoppiare subito. Guarda Xavi Simon, guarda Sesco. Perché si è fermato La mette in Sesco? mezzo. Palla Bella interessante e Simon per profondità. Sesco, che la può chiudere! Vuole la volée. Dimmi Verso il dove! gol. Un Dimmi chi se non capolavoro vendi questo. Sesco proprio qui, ragazzi! 2-0, che fucilata di rabbia! Non so neanche che. È arrabbiatissimo Benji. Calma, ragazzi! Questo Ci replay del penso gol, io! perfetto il filtrante a scavalcare il difensore. Un gol facile e facile, Ora, ma sotto misura. sarà Nulla da fare per il forse che portiere. c'è. Io ve l'ho abbassato alcune cose, alcune statistiche, ma io ho abbassato solo le passaggini e i tiri. Perché Match che ho riprende, tirato di una cosa allungato terribile. portandosi Magari con la sul statistica si può un po' 2-0. sistemare, mettiamo 55, non 60. I tiri no, i tiri probabilmente sono una cosa vergognosa. Cioè, basta che tiri una posizione Sanabria. perfetta del gioco e. Cavolo, è Interrompe bene sempre gol, ogni l'azione tiro è intercettando gol. il lancio. Oh, Bucchi Bucchi. non è riuscito a inquadrare la porta fallendo il E da colpo di volte averli fanno in questi qualche tiri modo rimessi in partita. terribili. Qui dice, L'errore che vabbè, questo è potrebbe penalizzarti superato. anche a livello Altre psicologico è volte, questo. vedete, fanno dei tiri che. Vedo anche C'è voi stato cosa un c'è con gol nella sfida della FIFA. Fiorentina, Oddio. colleghiamoci subito. Prima Sbagliato. rete della partita per la Mamma Fiorentina. Ricas. Il Ma che fa serbo Ricas? Luka Jovic è il Ok, marcatore. Jovic, Palla ma non arrivata ti con un colpo di bloccare testa lì. No, imparabile per il portiere! portiere. Si sbilancia Sanabria. Ochoa! E questa è una Bravo qui il parata. Adesso è un portiere tiro sulla giusto, conclusione non da male. sotto Lui aveva misura. il Area secondo di rigore palo, sul ma secondo Ochoa ha ha fatto bene, sventato il vicinissimo. pericolo. Cioè, a volte fanno tiri normali, brutti, Corre al a volte battitore in fanno delle mezzo. cose Pallone che che sconta. cavolo, c'è. Cioè, non so neanche c'è in terra. C'è uno Palla che che c'ha finisce tiro in 50, potenza out. 35. Palla C'è recuperata, Minamino. attenzione. Di destro a sinistra ha fatto una doppietta incredibile. Con tutti i piedi. Sanabria. Con piede destro era fortissimo, col mancino era preciso. E lui era un Conclusione destro, larga che non ha cioè, trovato la una porta. cosa che L'intenzione era non. buona, eh? Ha Ma esagerato neanche in aveva queste maniera grandi che ha ammazzato il caratteristiche, bersaglio. eh. Comunque, parlare io mi sono un po' distratto, cerco di trovare la concentrazione. Ma a questo punto è il problema, Scusami che a per volte c'è l'interruzione di prima. l'accelerazione. Guarda Notizia Sesco. importante, dunque ricordiamo il gol Guarda della Sesco. Fiorentina. Può trovare il gol. Da lì da mettere dentro. Guarda Benji. Occhio al Guarda corner. Benji che cazzo. È Che un'azione capoccia da rimessa tremenda, che ha poi che messo a così trova dura lì il prova il pallone portiere. dopo la sua L'ha tolta dalla ribattuta. porta con un intervento Io da si campione. prende 1-0. Il duplice fischio Ripeto, con i dell'arbitro. vari in campo Dunque che si chiude abbiamo il primo noi, tempo. è quello che in Monza stiamo dominando, giustamente. Non è Vero che ci sono protagonista di questo un'altra azione. match, lo Però, confermano anche i numeri. magari passati possono Diverse le sistemare i occasioni per passaggi. Vediamo un concludere po' rete. La dopo difesa di gli fare sta qualcosa. concedendo troppo spazio. Roma, io non ho visto chi sta avanti a noi perché. Ma penso che sta Roma stia Comincia avanti a ora noi il perché secondo non l'ho tempo. vista sotto. Quindi, se perde è buono. Guarda Benji. Benji, difendi il pallone, non c'è Benji. Xavi col cavallone, bravissimo. Xavi, sì, a FIFA.
Prova lo spazio. Prova il tiro! Prova Di intenzione del Gregoria. portiere. Dice di Di no e Gregoria. tuffo. Ancora cacciando con una fifa e batte bene, forse. Però la Occhio Miretti è al un po' tiro dalla lunga. pallina. Vai, No, non buon Kerkex. lavoro difensivo Non prendi qui. la via. La via è tua. La via è tua. Sei tu nostra. Oh, peccato. Sta passando pure Possesso bene. La riconquistato dai fifa, vai, 16 fifa. metri grazie a questo intervento. Miretti, però il tiro ancora. Perché sempre Attenzione al esterno, tiro! Tiro cavolo. potente. Bello, Sanabria. undefined in partenza e stup... Meno uno undefined in partenza. Attento Questo in questa è frangente a una recuperare riga di palla. codice che non andrà bene, mi sa. Allora, sai che allunga la squadra. Va Cimon. La Cimon. Secondo No, rigore fa il incoraggia a passaggio. È tirare. proprio, mi sono andato sbagliando. Che non ho visto. C'è Matteo che sta C'è stato un gol liberando. nella sfida della Fiorentina, colleghiamoci subito. Bravo. Seconda rete della partita per la Rafael. Fiorentina. 2-1. Il serbo Luka 2-1. Doppietta di Jovic. È il Jovic. marcatore. Doppietta per La lui. Ha Xavi. sfruttato al meglio La l'intervento Xavi. buffo del Vabbè. portiere e l'ha messa Sesco. dentro. Scimono è fuori Ventetti, che gioco. occasione. E c'è Va bene, pallone in 3-0. rete e salgo da più 3. Bellissima azione qui a Palermo, questi due talenti che È tecnico fuori di sono sempre il nostro straordinari. Moro. Lo vedi Sesco dall'immagine. sempre Guarda. assist, ma come sembra. Diciamo un po' di cambio. Allora, Sesco è stanco, posto suo. Il buon Benzema, un po' di calma. A me poi Ranocchia, posto di La Via. Scimone è pure stanco. Mettiamo un sale. Che poi è sempre un nostro arma letale, ma usiamo non tanto. E basta. Si chiama pensavo non bene, un po' spazio anche per Zale, ma ci ho Motivo qual messo è? da trequartisti, non so se Disimpegno erato sarà a dalla difesa, ti ha fare regalato che la palla agli solo. avversari. E a questi livelli, queste disattenzioni le paghi caro. Guarda, un gioco del Monza che non prende neanche un rimpallo, raga, cioè. Io forse appena alzo un po' con le Ochoa statistiche, risponde questa azione è gol, ok? Sto fare il 3-0 con il 3-1, però se non faccio 3 gol io. Io non attivo, posso pareggiarlo o perderla per un solo tiro. Questa cosa mi fa più pallone in arrabbiare. mezzo. Che hanno il momentum in cui riescono a fare. Allora, qui questo è fallo. Pallone riconquistato, Ah, meno possibilità. male. È un Cioè, brutto magari faccio fallo, vediamo davvero se l'arbitro combattuto. prende Combatto, provvedimenti. resisto. Faccio anche tante azioni che potete fare miracoli. Poi arriva un tiro. Perfetto, fatto dalla CPU. E perdo. Non, questo Occhio non mi va Benzema. bene. Perché il tiro è perfetto, come Dio. Qua fa un tiro Chiamato lento, in lento. causa bene Questo qui un il po' mi fa portiere. arrabbiare. Anzi, un po' direi tanto. Benzema. Ma come? Eccolo qui il segnale di Cioè, chiusura sto del match. Successo attaccando. della squadra di Finisci in casa. questo Un istante il successo secondo di largo, frutto recupero. Mi dell'ottima prestazione di fischia. squadra. Ma veramente. Allora Allora mi hanno fa fare il recuperato 5 di tutto recupero a senza quelli. pallone, direi. Su Corre uno. in un Quando stanno meccanismo attaccando. perfetto. Te che no, ci blocca. Va bene. Va bene. Io intanto bevo, Benissimo. Antina vince. Vediamo se passiamo anche a Roma. Tanto qui, bella bottiglia. Niente sponsor. È solo bottiglia regalo. Fatto. Niente più, niente di meno. Allora. Siamo sesti, la Roma è a pari punti con noi, questa è un'ottimissima cosa. Corre in prestito il Brighton, ok. Ma se sta giocando tutte le partite? Quindi spero che non mi manderà in panchina contro la scuola Monza. Ah, è di prima. Ma se sei titolare? Gioca tutte le partite, sei titolare? Spero che non mi mandi. Spero che mi mandi in panchina. La prego, sto passando un buon momento. Mentre questo è che 5 risultati consecutivi, forse i primi due c'erano di prima. Ma scusa, la Lazio ha vinto. Col Verona ho perso, ok. Quindi sono, andiamo a 2. E due primi che l'ho fatti. Quando ho fatto 2 risultati consecutivi di buoni? Ah, Sassuolo e Parma, poi sono di nuovo due risultati positivi, ok, quindi Lazio, Monza, Genoa, Bologna e Samp. Speriamo. Sì, arriva questo bel tipo, ci cioè, devono scalare che entriamo in dirigenza ci caccia. Ci arriviamo tipo in Champions e non ci siamo. Perché? Non hai fatto i risultati positivi. Corre, te l'hai impresa, non stai andando, è per il tuo bene, tu sei fortissimo. Io t'ho comprato, credo in te, nel cuore tuo, fai scorreia. È che non c'è spazio e qui dico vai un po' lì e vai a giocare per il Brighton. Poi tu Romè, sei poi tu in prestito. Ok, deve dire l'altro butter che neanche non ha fatto vedere. Che poi non se vanno ora, se vanno poi a gennaio. Mi farei prima perché. Ehi, questa dinamica se l'animazione ne ha fatto un po' troppo uso. FIFA mi sa. Romè in prestito. Pure tu. Arid, sei mio. Pupillo, se il mio titolare è forse anche capitano, mi resti problemi.
Ok, tu dove vuoi andare? Vattene in Argentina. Però sai che non c'è più il Brasile. Cioè, Nord America USA e basta, non c'è più il Messico. E neanche il Canada che ora ha un bel campionato. Questo va in Sud America e solo l'Argentina. O sono per campionati e non per talenti, o se sono, è più per campionati, diciamo. Però Nord America che non mi piace tanto. Va bene. Genoa-Palermo. Tutti vogliono giocare, se no sono depressi. Ah, per questo. Ora capisco. Che dove viene, ragazzi? È colpa mia. Allora, contro il Genoa abbiamo dei bei ricordi, però. Fenrup, Callon, Vasquez, Cisbor, Wojak, Ruf, Armstrong. Non dico il nome di quello, se no mi cacciano. Mi sa quasi a tutti in formissima. Matteo, io che 74, ma Zanotti deve crescere. Se ha 20 anni, Zanotti. Mi raccomando, carburo un po' perché non posso entrare con Matteo in panchina, se no mi sarà. Vero che c'è anche il Perugia ora. Posso usare lì il riserve, però. A tutti i riflettori puntati addosso oggi. Tre gol per lui nei L'odio ultimi questo. tre Non gara. gioca. È tutto Oggi pronto Simone per il devo calcio metterlo. d'inizio. Quando è Per questo così, match veramente non davvero segna molto mai. intrigante. Benissimo qui lo stadio Europan, sempre il classico per Genoa. Mancherà Cioè, davvero poco sono ormai al guarda, rischio sì. d'inizio. È Speriamo una che le due squadre perla. si rivelino Non me la all'altezza. fanno. Non cambiate canali E se lo mette stadio in invece Ilaria Dani e fortuna non ve della ne Lazio pentirete. della Roma c'è, Sarà ma pronta molti per stadi sono mettersi belli la nei scena a questo giardini, match cavolo, davvero uno grande stadio spettacolo. che c'è la casa lì Sfida davanti, ricca di lo stadio contenuti. che fa L'atmosfera è pensare a da bei brividi. ricordi, Ma non anche so se se i nostri infatti amici a comunque il casa la passo lì, sentono, ma riescono a non sentire si il vanno sui calore, stadi, non sono l'emozione che si importanti. respirano qui sugli spalti. Però Ora dai Premier affidiamoci League che allo sono sponsorizzati spettacolo, è tutti gli quello del stadi. campo, quello che dice la verità. Cattivi FIFA. Cattivi. Ma fa una foto, Niente vieni in da fare, il costruzione. difensore recupera. Però Kerkez parte. Guarda Benji si inserisce, ma Kerkez vuole tanto spazio. Kerkez. Per Shimon, che però Attenzione, il tiro di pericolo! piattone, Mogliano È qui entrato come alla fine cavolo del è gioco, sblocca messo. la partita, Sembra il all'altezza mio portiere dell'avversario. messo così male, sinceramente. Mogliano. Comunque ci hanno fatto segnare. Oddio ragazzi, abbiamo battuto FIFA. Non la squadra, ma il gioco. Non voglio dire troppo, sennò poi il gioco mi si ritorce contro. Insomma, qui niente il Rivediamo il gol al portiere, qui replay. grande Kerkez Guarda, ha comunque. colpito la palla con forza Cioè qua, e l'ha indirizzata portiere dritta che nello specchio. è È sul difficile per i pallone, portieri prendere ma questi si tiri. sposta per darci con le mani. E in pratica fa entrare il pallone facilmente. Va bene, Ed ecco 1-0. dunque il vantaggio. Grande Kerkez, inizia benissimo, butta via per favore. Butta via che è Fischio meglio. dell'arbitro e adesso bisognerà verificare Che si è fatto? Ma l'entità Ruffle? dell'infortunio. Oddio, Ruffle! Oddio! Oh, tanto si alza. Ah, la caduta si è fatto male. Ah, fanno allora, finalmente un infortunio reale. Che porta un camion che fuori si infortuna e poi segnava. L'arbitro rimette il No. pallone. Vai Benji. Possibilità per la Vai ripartenza. Benjen. No, vabbè, Vogliacco. Possesso gestito male, buono il Fisicamente c'è cioè, recupero. Benji ha perso un armadio, ma Vogliacco è L'arbitro non interrompe, distrutto. attenzione, vantaggio. Next, solo col fiato. Oh, questo è fallo. Cioè, me l'ha anche appettato. Ma non c'è il Procede senza fallo. disturbo. Palla all'attaccante, classico che aspetta lo Tiene spazio. palla in Dede. attesa del momento Mi ha anche giusto. Tonzano. Sì. E Interviene e sventa il pericolo. dagli la Mathieu che parte. Ottima lettura difensiva. Vai Mathieu, lascio lì a Vojacco, A metri Mathieu. davanti a sé, attenzione. Mathieu. Lì dico Mathieu perché se va contiene solo il su per gioco della qui, prenderò intervento sicuro. prodigioso. Ha passato la saracinesca, da qui Non voglio dire non calcio si passa. d'angolo. Palla toccata corta. La via. Beh, Può ammettere no lo vabbè. specchio. Ma che riflessi ha sto Deviazione Mogliano? decisiva, ha evitato che il pallone Cioè, finisse prima in ha fatto il gol rete. del. Sono gol stupidamente. Per pochi riflessi, da qui ha fatto elastico. Cioè, la via lì. Ma la fisica. Fischia 1-0. l'arbitro con la No, ma è prestazione che sospetto si di col chiude dunque Genoa. in questo istante. Non mi dispiace. Gol Simon contro il mito del giocatore da seguire. Vediamo un po' come andrà il secondo tempo. Che fanno quelli lì davanti a noi. E non gioca nessuno. Veniamo con 1-0. Pensiamo allora solo Comincia a ora la vincere. seconda Non pensare frazione di agli gioco. altri. Guarda Mathieu che può fare il passo lì sulla destra. Cisbor l'ha fermato. Tanto il talento di Mathieu. Spettacolari tanti gol, sapete cosa fare. Vabbè. E vabbè, Apre il oh. pallone che può Cioè, valere la Scaprini mi fa rete, dentro e mi attenzione. cade. Intervento non Grande difficile veloce, quello del però che portiere. cavolo. Cavolo, cavolo, cavolo. Passa da qui. La via è Corner entrata, battuto in benissimo, la mezzo. via. Mattia, facci Interviene tu. Ciao, Spinazza. corri. Ma in Recupera linea, palla e fa ok. ripartire Sta poi a l'azione. qualsiasi sporta. L'arbitro ha visto il Io fallo, ma attacco solo concede il adesso, prima o poi. vantaggio.
Oh, perché non mi dà Miretti? Creole che ci mette in un modo da... C'è Johnny. La gente musso in locca. Bravo Zano. Bravo Zano. Dai ragazzi, su. Bella per bench. Guarda Shimon. Guarda Shimon. La doppietta all'angolino. La doppietta per lui. Lì si sono Simon che lanciava un baffo bello. E qua ancora ipoteca togli le manine. Cioè con noi fa miracolo e poi a quei tiri fa anche giuro da seguire. Che o non fa gol perché mezzo lo marcano o il portiere gli fa passare tutti i tiri, ho capito. Ma io farei il cambio giusto. Allora Benji, voglio dire Boa, voglio un po' di talento, velocità. Simon, Benzema, Zale, Mathieu. Posso mettere Bove? No. Matteo per per Zanotti. Va bene. Va bene. Gli scudi nello grande precedente. Sto ancora cercando di capire come ha fatto ad arrivare su quella conclusione. Sai. Tutte le notti me lo chiedo anch'io. Quando proprio Matteo. Stavolta la scena ci sborra. Benji, dimmi dove, dimmi chi se non Benji Sesco, proprio qui, anche a Genova, anzi a Genova, in realtà. Segna un gol eccezionale, sempre lì all'angolino. E io devo dire come Sesco, Simon, che hanno fatto 80, posso aspettarmi questo, e tiri buono anche perché Benji ha buona qualità di tiro, non c'è più, così come Simon, Simon non tanto, eh. Però ovviamente FIFA a volte odio questo fatto che a certo punti il tiro entra in contatto in porta. Sì, per me che perché la CPU per la pensare, cioè è brutto sta cosa. Se il tiro è costruito bene, un bel tiratore, ok, ma se il tiro è fatto da uno che non ha un buon tiro, però è il punto buono, allora deve segnare. Non mi piace questo, per niente. Lo spettacolo... Occasione interessante. Tipo questo. E il pallone entra, nulla a fare per il portiere. Questo che... Ma che sta a fa? Vedi 3-1 in casa Samsung che ti fa il su. Mamma, ce lo fare un gol lì con il su, ce lo fare. Possiamo prestare guarda qui del gol. Ha mandato al bar, è il proprio marcatore. Ha poi si gira, pum! Si sposta, cioè fa il saltello per il peso e tiro perfetto. Una saracca tremenda. Perché da lì deve essere gol. Questa è una cosa che è brutta. Ripeto, sia per me che per la CPU, per la mio avversario, per tutti. Qua Zale per il pallone che si riallunga il pallone da lì, poi lo recupera. Sfruttano l'errore in fase di palleggio e recuperano. Vai Benzema. Com'è l'Alessio? Com'è? No, vabbè, sì, ma Benzema vola. Benzema vola. Tu vai su e io volo in alto. E rivediamo l'azione del gol. Vabbè, bellissimo gol, ok. A tu per tu col numero uno avversario rimasto freddo. Karim De Dream non vuole mai quando sto da portiere. Bella! Ah, Mogliano la parata stavolta. Non è sposto con le mani così la parata stavolta. C'è un cambio del genere. Fai il cambio Genoa. Touré per Vogliacco. Ma Touré è quello gigante, enorme. Allora passiamo corta. C'è Touré. Vuole il tocco. Che è altissimo, ricordo male. Riccio si può girare. Prova il tiro e Touré. Tentativo bloccato, palla ancora viva. Ancora Matteo. Matteo. Ti ferma? Palla per Benzema, Miretti è tuo, pacci, non è Miretti, chi è? Non so chi sia, Zale? Si fa largo della tre... Occhio a Benzema, ottimo pallone della tre... Così può va passare. Bene, così tre ragazzi, 4-1, tre punti d'oro. Tre punti ottenuti con una prova di grandissima sostanza. Non hanno sbagliato. Ma in alto, io non c'entro niente. Così, ma vai col sì, Armstrong, sì, sì. Oddio, belle gambe. Bello Shimon. Una grande gara. Bellissimo. Porta soprattutto la firma. Ma che sta a fare questo? Ha trainato la fase offensiva. Oddio mio, che giocorotto, che giocorotto. Spero che la FIFA migliori quelle piccole cose. Cioè, lasciano stare. Gameplay, vabbè. Si può migliorare, dai, si può migliorare tantissimo. Non cercare lo spettacolo, ma cercare il gioco vero. Però queste cose, dai, cioè... I uomini in mezzo al campo, come quanti casi i uomini in mezzo al campo rimangono lì. Tutto però, i nostri stanno crescendo.
qui è 61, 58, 56 Alvarez. Però Alvarez sta crescendo il potenziale, questo mi dispiace. Vira. No, Greco c'è 7 anni. Lo potremmo vendere. Ma lasciamo ancora un po' con lì va. Lasciamo. Grazie, mister. Prestazione autorevole, Zale, apprezzo il tuo impegno. Sì, sono tutti felici. E andiamo avanti. Vediamo un po' questa classifica com'è. Allora, non giochiamo domenica, quindi molti hanno già giocato. Siamo quinti. Incredibile. Roma sta sesta. A pari con noi, ma siamo pareggiato a Roma. L'Inter è in più ed è pari punti con noi. Quindi l'inizio PA. Cioè, Milan e Fiorentina e Juve sono proprio andate totalmente. Però, tanto siamo positivi con il gol subito e i gol fatti. Di cui sono molto felice, che è terribile. Poi saremo Bologna e Samp. Così da poter avere finalmente anche 5 stati positivi, spero di riuscire a raggiungerli. E poi abbiamo il Milan che è terzo, eh. Questa sarà una bella sfida per noi. E per vedere i gol, scusami, non c'è i gol. Vabbè, e i gol li vediamo. Dove si vedono i gol? Non mi ricordo più. Non mi ricordo più. Statistici giocatori. Va bene, abbiamo Gakpo. Nel Milan 13 gol in 12 partite olandese. Poi Jovic 12 gol. Messias, c'è cioè il Milan dominando. Così come anche con Jovic che è il puntero. Poi Silva e Napoli. Chiesa, Baracca, non ha fatto 3 gol. Ma che sia lì. Poi abbiamo Şaşı-Şimon 8 gol in 12 partite. E Benji, Benzema 5. Benji dove sta? Benji non ci sta. Benji non ci sta. No. Negli assist abbiamo sempre Jovic, ci ha fatto tutto, lui fa gol e assist, fa tutto il nostro ragazzo. E Cugna con Andrea Griezmann, Griezmann a Roma, De Paul, alla Juve, beh, questa è una cosa fattibile in questi giorni. Martinez e Mir, Sesco con 5 assist e Matteo con 5, cioè Matteo 5 assist. Matteo, impressionante. E sono tutti a un assist da primo, quindi siamo lì. Bene ragazzi, finiamo qui questo episodio, nella prossima avremo come detto Samp e Bologna, Bologna e Samp per essere corretti. Sarà un po' difficile perché siamo vicini al nostro obiettivo di raggiungere 5 partite positive, siamo a 3 quindi arrivato al quarto il gioco fare tutto per merci la tua prova. Obiettivi sì, qua si può fare tranquillamente, questo possiamo farci quasi confermare il brand. E questo pure di finanze. A volte hanno degli obiettivi che davvero non capisco. Sembrano un po' fuori dal contesto. Tipo, tu arrivi in Champions. Ok, arriva ai quarti. Una squadra che arriva in Champions la prima volta arriva ai quarti. Oppure vinci l'anno dopo vinci la Champions. Ma comunque, ragazzi, fino a qui l'episodio di oggi. Spero il video vi sia piaciuto. In tal caso, vi lascio un like, a commentare, di la vostra. In caso abbiate fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere notifiche quando usciranno. E vi ricordo di seguirmi sui social come Facebook, Instagram e TikTok. Così per sapere di più sul mio lavoro e godervi altri contenuti materiali da me offerti. Inoltre, se volete supportare ancora di più il vostro Mister, ci sono gli abbonamenti con YouTube e con Patreon. Avete due possibilità, scegliete qual è per voi la migliore. Se lo fate, io vi ringrazio. Ovviamente, tutto il vostro supporto andrà per il miglioramento del canale in molti aspetti. Magari facciamo anche un green screen qui dietro. Mamma mia, che tempo c'è fuori! Con green screen non vedrei fuori, sta nevicando, sta piovendo. Vabbè, insomma, noi ci vediamo al prossimo episodio. Da vostro Mister, passo e chiudo.